Restiamo a Napoli, la storica farmacia degli incurabili, uno dei tesori della città, rischia di crollare insieme a tutto il complesso settecentesco. Laura Corsi. È un gioiello del Settecento napoletano con i suoi preziosi vasi e gli antichi scaffali in legno. Siamo all'interno della farmacia degli incurabili, che ora è a rischio crollo. Basta guardare le crepe sul soffitto e nello splendido pavimento di maioliche. La struttura è stata chiusa, così come l'ospedale situato nello stesso complesso. Il personale e i pazienti sono stati trasferiti altrove. Anche qui è sufficiente uno sguardo per capire la gravità della situazione. Il problema si è intensificato negli ultimi mesi. E ha assunto un aspetto, devo dire, drammatico negli ultimi 20 giorni, con un crollo che c'è stato nella chiesa. Evacuate anche 21 famiglie residenti nei palazzi adiacenti, sono ospitate in alberghi di periferia e ora chiedono di tornare qui, nella loro zona, in sistemazioni vicine alle loro case. Insomma, a rischio è l'intero complesso degli incurabili e bisogna intervenire presto. Sicuramente un intervento di restauro ha la necessità di vedere investite decine e decine di milioni. La regione ha istituito già dei tavoli andando a programmare come fare per individuare le fonti di finanziamento e dalle fonti di finanziamento si potrà incominciare a ragionare anche su quanto tempo ci vorrà, ma sicuramente non è un breve periodo.